Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo della questione che riguarda il bonus famiglia e torniamo anche sui Covid hospital. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, in una lunga intervista ha affrontato tutti i temi di maggiore attualità. Ha chiesto infatti una diversa calendarizzazione delle riaperture, ha assicurato che il bonus famiglia è in arrivo e che sarà allestito un ospedale Covid in ogni capoluogo di provincia. Marsiglio ha anche ribattuto alle polemiche riguardo i ritardi per l'erogazione della cassa integrazione. Sentiamo tutto nel servizio di Giuseppe Dintino. No. Marsiglio contro il governo. In attesa dell'arrivo di 1,5 milioni di mascherine acquistate dalla regione, il governatore abruzzese contesta il calendario delle riaperture imposto da Palazzo Chigi. Marsiglio infatti aveva già anticipato il governo per quanto riguarda il cibo d'asporto, mentre come disposto in un'ordinanza di oggi, parrucchieri ed estetisti abruzzesi potranno riaprire già dal 18 di maggio. Noi abbiamo chiesto al governo di cambiare prospettiva, non di fare oggi o anzi, meglio, l'hanno fatto più di una settimana. Settimana fa un calendario che prevede delle rigide scadenze per le riaperture, che non hanno di fatto nessuna reale base scientifica oggettiva, intanto perché i territori non sono tutti uguali e quindi anche le condizioni di pericolosità del contagio sui territori non sono esattamente le stesse in tutta Italia, ma anche perché è difficile convincersi che sia magari più pericoloso andare su appuntamento dal barbiere con tutte le precauzioni e con tutte le sanificazioni possibili e immaginabili da imporre a quell'artigiano, piuttosto che prendere l'autobus per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. Dito puntato contro il governo anche per quanto riguarda i ritardi per la cassa integrazione in deroga. Colpa della procedura inadeguata, ha detto Marsiglio, se la regione ha rallentato è per analizzare le domande. Se ci fossimo sbrigati per fare propaganda, a trasmettere tutte le domande subito, senza esaminarle, senza fare istruttoria, senza preoccuparci di capire se erano complete o incomplete, errate o corrette, noi ci saremmo ritrovati con l'INPS che avrebbe dovuto rispedire indietro migliaia di pratiche e ricominciare da capo. Nelle intenzioni della Giunta regionale anche la riforma del sistema sanitario. In Abruzzo infatti diversi governi che si sono succeduti, questo come quelli precedenti, hanno tagliato massicciamente le risorse della sanità pubblica. La regione vuole anche istituire un ospedale Covid per ogni provincia, poiché con ogni probabilità dovremmo convivere col virus ancora a lungo. L'Abruzzo ha bisogno di un nuovo modello sanitario perché quello che c'era, lo hanno giudicato i cittadini da lungo tempo e noi eravamo impegnati e siamo tuttora impegnati con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia a un tavolo di rientro dove bisogna approvare una nuova rete e nuovi interventi, una nuova organizzazione anche territoriale della sanità. Enti ospedali Covid, nella nostra intenzione, dovranno essere allestiti in tutti i capoluoghi di provincia, rendere ogni ospedale capace di affrontare una presenza di malati Covid, perché questo consente al resto dell'ospedale di poter continuare a funzionare. Marsiglio promette che nei prossimi giorni arriveranno anche i primi aiuti alle famiglie, 1.000 euro per ogni famiglia con disabili o 3 o più figli a carico, mentre il resto dei 5 milioni dei bonus sarà ripartito tra le famiglie con 2 figli. Spero di convincere il Consiglio regionale, ha dichiarato il Presidente, a stanziare altri 6 o 7 milioni per le famiglie con un unico o nessun figlio e per i single. Adesso i dati dell'emergenza coronavirus sono 22 i nuovi casi di positività accertati con i test eseguiti nelle ultime 24 ore. Fanno tutti riferimento alla ASL di Pescara. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, infatti, le altre 3 aziende sanitarie della regione non hanno registrato nuovi contagi. Quella del capoluogo adriatico è la provincia più colpita del centro-sud Italia. Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 in Abruzzo sale così a quota 3.047, con 6 decessi più recenti, 5 dei quali relativi al pescarese. Il bilancio delle vittime arriva a 341. I nuovi casi accertati con i test eseguiti, come sempre, nel laboratorio di riferimento di Pescara, all'Istituto Zooprofilattico di Teramo e all'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 1.400 tamponi, con una percentuale di positivi dell'1,6 sui campioni analizzati.
analizzati. Ieri invece i positivi erano stati 25 su un totale di 822 tamponi, cioè il 3%. Del totale dei casi, 242 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 764 a quella a Lanciano Vastochieti, 1400 alla ASL di Pescara e 641 alla ASL di Teramo. 6 le persone decedute oggi, i nuovi decessi o quantomeno la cui positività è stata accertata oggi. I nuovi decessi riguardano una 54enne di Città Sant'Angelo, un 85enne di Alanno, un 87enne di Ortona, una 92enne, una 90enne e un 75enne di Pescara. Continuano ad aumentare fortunatamente anche i guariti, sono 915 più 34 rispetto a ieri. E adesso apriamo la nostra consueta finestra sull'esterno e cambiamo argomento per un attimo, lasciamo da parte il coronavirus, o meglio è un argomento, quello del Covid, che entrerà derelato rispetto a ciò che andremo ad affrontare adesso, con Stefano Recanati in collegamento dal municipio di Loreto a Prutino, dove c'è il sindaco di Loreto Starinieri. Parliamo di Rigopiano, parliamo delle udienze che sono al momento sospese, c'è stata una lettera dell'avvocato Reboa per quanto concerne appunto la ripresa delle attività nelle aule di giustizia, con la richiesta di un palazzetto dello sport per consentire in sicurezza di proseguire nell'udienza preliminare sulla sciagura dell'hotel Rigopiano di Farindola, ma c'è anche chi ha fatto entrare questo argomento all'interno del Senato, come il senatore dei 5 Stelle Primo Di Nicola, anche in merito ai rimborsi, ai risarcimenti che non sono arrivati ai familiari delle vittime. Di tutto questo parliamo con Stefano Recanati, a cui do la buonasera, e buonasera chiaramente anche al sindaco di Loreto Gabriele Starinieri. A te Stefano. Sì, buonasera Alfredo, buonasera a tutti i telespettatori del TG6. Come hai detto bene, siamo all'interno della sala consigliere del comune di Loreto a Prutino e ringraziamo il sindaco Gabriele Starinieri per aver accettato il nostro invito ad essere qui con noi questa sera. Sì, si parla di Rigopiano perché nei giorni scorsi l'avvocato Rebo ha fatto pervenire questa lettera al presidente del tribunale e anche a tutti quelli che in questi giorni hanno lavorato, in questi anni hanno lavorato per la pratica Rigopiano, chiedendo un'aula, un palazzetto in questo caso, attrezzato perché si potesse ripartire anche speditamente per quanto riguarda il processo Rigopiano. Proprio su questo, in questa giornata è arrivata la comunicazione ancora dell'avvocato Reboa, perché è stato rinviato ancora una volta, quindi non più maggio che poteva essere una data iniziale, si va verso la data del 20 di luglio, però l'aula rimarrà sempre la numero uno del tribunale di Pescara, e quindi per adesso si rimarrà all'interno del palazzo di giustizia. Come hai detto tu, Primo Di Nicola, un senatore dei 5 Stelle che ha portato in aula la discussione per quanto riguarda il processo Rigopiano, riguardante soprattutto quello che poteva essere un indennizzo, un primo indennizzo di 10 milioni di euro che erano stati annunciati già nel corso del ricordo di 2 anni fa, del secondo anniversario di Rigopiano, dai ministri, dall'allora ministro Salvini, dall'allora ministro Di Maio. Purtroppo a un anno di distanza si parla ancora di questi 10 milioni di euro che non sono arrivati. Abbiamo qui il sindaco Gabriele Starinieri, che ringrazio perché fa parte della commissione chiamata a gestire questa somma di 10 milioni di euro. A che punto è la pratica, sindaco? Allora, la pratica è conclusa, c'è stato un impasse in cui alcuni sindaci interessati, che non fanno parte della commissione, non avevano approvato il verbale contestando la legge, quindi si è perso del tempo. Adesso l'iter si è concluso, solo ecco, uno degli effetti collaterali del Covid è quello di ritardare tutto l'iter burocratico. Quindi io anche stamattina ho contattato la segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e mi hanno assicurato che quanto prima
diciamo, l'iter verrà ripreso, quindi verrà mandato ai comuni interessati l'avviso a cui noi gireremo, ai familiari che poi usufruiranno di questa elargizione. La commissione in pratica ha terminato tutti i lavori, quindi di fatto le tre fasi in cui abbiamo poi operato e che porteranno, diciamo, ad elargire tutti i 10 milioni si potrebbe concludere sicuramente entro il 2020. Quindi ci sarà da subito un acconto come si era stabilito in commissione, ma è solamente un effetto collaterale del virus, diciamo, questo ritardo. Ecco, ci sarà questa interrogazione parlamentare di cui aveva parlato prima Di Nicola direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri? O questa adesso non servirà più e questa pratica potrà concludersi nel migliore modo? Beh sì, io ho ascoltato l'intervento di Di Nicola, c'è sia la parte legale, diciamo giudiziaria, in cui chiedono uno spazio adeguato per poter affrontare il processo, di questo la Commissione non si è interessata. Il lavoro della Commissione come applicazione diciamo, della legge è stato concluso, quindi credo che sia un iter che ormai da concludere solo a livello di uffici. Era pronto, poi la contestazione di alcuni sindaci non facendo parte della commissione è un po' complicato, quindi ci siamo riuniti ancora di nuovo i sindaci presso il Comune di Montesilvano, ecco, tra comunicazione, approvazione di verbali, comunque poi presso la segreteria tutta la documentazione è stata conclusa, quindi si tratta solo di un iter per arrivare alla firma del Presidente del Consiglio. Ecco, ricordiamo che questa non è un risarcimento dati, ma è un sostegno, è un'elargizione per lo stato di bisogno di queste famiglie. Che adesso potrebbero servire il doppio, visto anche il periodo di difficoltà. A detta di alcuni familiari sì, perché qualcuno ulteriormente ha perso lavoro e quindi magari anche molti devono affrontare le spese legali. Fondamentalmente, quindi probabilmente qualche avvocato sta cercando le parcelle, però non è nel mio giudizio, poi ecco, è giusto che si dia una mano ai parenti delle vittime del disastro di Rigopiano. E ripeto, la commissione ha concluso tutti i lavori, quindi c'è l'iter per arrivare all'avviso, però tutti i criteri sono stati stabiliti applicando la legge. I tempi quali potrebbero essere? Non mi hanno assicurato i tempi, può essere una settimana, può essere un mese per andare all'acconto. Prima dell'acconto bisogna che arrivano i comuni l'avviso, poi noi sindaci contatteremo i parenti che hanno diritto e quindi. Però poi da lì i tre step, diciamo, possono essere conseguenziali, quindi una volta che si parte si possono avere tempi veloci. Credo che entro il 2020 sarà un iter concluso. Alfredo, non so se hai considerazioni per il sindaco. Sì, i familiari tramite i loro legali e non solo hanno battuto molto anche sulla questione dei tempi della giustizia, non è chiaramente un discorso che la riguarda in prima persona per ovvie ragioni, però le chiedo da uomo politico e anche da primo cittadino di una città che comunque è stata colpita da dei lutti per questa sciagura, se insomma anche lei ritiene che questo processo stia andando avanti in maniera un po' farraginosa. Ecco, io sono al settimo anno da sindaco e ho dovuto darmi da fare per diverse emergenze, alcune prettamente locali come frane, alluvioni o anche Rigopiano, terremoto e adesso l'epidemia. Io credo che, ecco, io mi auguro che in Italia ci sia un po' uno snellimento, perché ogni qualvolta succede qualcosa c'è una paralisi della burocrazia. Lì, nel caso di Rigopiano, sicuramente si vanno cercando anche delle colpe e quindi credo che ognuno sia degli accusati, chi si deve difendere per dire la sua, quindi è talmente così complesso, è talmente così difficile poi per arrivare a cosa. Però sicuramente qualcuno può sapere la verità e speriamo che venga fuori la verità adesso, tempi più o meno lunghi, però mi auguro che il senso di giustizia poi prevalga e anche il buon senso mi auguro, ecco, che si continui in un ambito di azione civile diciamo nell'affrontare, perché un po' tutti vogliamo sapere la verità, se qualcosa è evitabile o meno. Purtroppo ci sono state delle rapidissimamente vittime, sindaco. Una battuta anche su questo inizio di fase 2 del Covid-19, come la state vivendo lì a Loreto? Insomma, l'area Vestina, lo sappiamo, è stata
duramente colpita da questa emergenza, tra le altre cose. Allora, certo, durante la fase iniziale anche noi, poi col focolaio della casa di riposo, abbiamo avuto delle preoccupazioni, eravamo vicino al focolaio di Penne e dei paesi vicini, quindi abbiamo avuto molto il fiato sospeso. Devo ringraziare i cittadini che hanno rispettato il lockdown, anche adesso hanno dei comportamenti che aderiscono un po' alle raccomandazioni. Preoccupa che i dati che vengono fuori riguardano sempre un po' la provincia di Pescara, quindi io sto sempre ad invitare di usare almeno il buon senso della mascherina e del distanziamento ormai non tanto sociale ma soprattutto fisico, quindi io credo che dobbiamo essere abili nel non far ripartire l'epidemia, perché di fatto come rischio non è cambiato molto, si tratta solamente un po' di allungare i tempi del contagio e mi auguro che si verifichino lo meno possibile. Tra l'altro lei è anche un medico, quindi è un osservatorio privilegiato anche sul lato epidemico di questa emergenza. Anche domani pomeriggio abbiamo una riunione tra noi medici qui di Loreto e Colle Corvino, di cui abbiamo un'unità funzionale. Questo aiuta, ci sono ripartite molte attività produttive. A dire il vero, qui a Loreto molte hanno lavorato anche durante la fase di lockdown con gli opportuni permessi e precauzioni. Quindi ecco, una fase in cui siamo alla 57esima ordinanza regionale e diversi DPCM governativi, quindi a volte districarsi anche tra queste norme diventa, non dico complessa, ma bisogna stare attenti. Io pure, ecco, da questa settimana ho modificato o rimosso delle ordinanze. Questa settimana, per esempio, stiamo invitando o stiamo permettendo a chi ha avuto dei lutti in questo periodo e quindi non ha potuto nemmeno dare l'estremo saluto al congiunto di andare al cimitero. Da lunedì 11 il cimitero sarà aperto dalle 8 alle 13, contingentato in 60 persone per volta per una mezz'oretta, come da giovedì riavremo il mercato per i generi alimentari, ma di fatto noi qua a Loreto i prodotti agricoli del posto sono stati sempre venduti perché abbiamo un mercato coperto comunale, quindi i contadini hanno potuto continuare a fare tutti i giorni il mercato. Continuiamo a avere la biblioteca comunale chiusa, l'area parco attrezzata del monumento chiuso, gli impianti sportivi chiusi, e stiamo attenti, ecco, a quello delle ordinanze, comunque con occhi particolari a quello che poi sul territorio vediamo. Devo ringraziare i cittadini che di fatto sono stati bravi, era anche comprensibile che molte persone avevano voglia e sicuramente a Loreto possibilità di prendere aria è più facile che in una città chiusa in un appartamento, quindi da questo punto di vista siamo privilegiati, però siamo provincia di Pescara, siamo al limite di una zona rossa e quindi molta attenzione, sto invitando. Grazie al sindaco di Loreto Gabriele Starinieri, grazie alla troupe di Vestina News, a Stefano Reganati e a Gaetano Tereo per questo collegamento da Loreto a Prutino. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, adesso torniamo sull'aspetto sanitario che abbiamo riallacciato proprio con il sindaco di Loreto. 9 infermieri del reparto di psichiatria dell'ospedale di Pescara hanno presentato un esposto querela ai carabinieri contro il direttore dell'unità operativa complessa del centro di salute mentale dell'ASL pescarese sulla valutazione dell'impatto sul personale di un eventuale trasferimento del reparto a Città Sant'Angelo. Vediamo. Vogliamo spiegare quello che è accaduto e l'oggetto di questa denuncia che è stata presentata ai carabinieri di Pescara Colli? L'oggetto deriva da un comportamento poco edificabile da parte del dottor Trotta, che un giorno, interpellato da alcuni infermieri del reparto di psichiatria sulla scarsezza della presenza dei DPI, in quanto in precedenza lui aveva centrato a sé la gestione, ovvero sia la richiesta, il ritiro e la distribuzione degli stessi, in seguito a questa richiesta di chiarimenti da parte di alcuni infermieri, lui è andato su tutte le furie minacciando tutti i firmatari di una lettera, di un verbale di una lettera tenutasi
da tutti gli infermieri del reparto in conseguenza di una sua richiesta su un impatto del personale in considerazione di un prossimo spostamento del reparto di psichiatria a Villa Serena. Quindi queste minacce molto forti hanno spaventato una serie di infermieri, i quali hanno contattato l'avvocato Fernando Rucci dei Colli e hanno, raccontando l'accaduto, e hanno prodotto questo esposto querela che è stata presentata intorno alla fine del mese di aprile. Posizione della ASL? Non sono in grado di dirle qual è la posizione della ASL, perché in questo, a tutt'oggi, nonostante alcune richieste di incontro anche urgenti della presentazione della denuncia stessa al direttore generale, non abbiamo nessuna risposta a tal riguardo. Andiamo avanti con un'altra notizia che riguarda la ASL di Chieti. Nella fase 2 riprendono anche in maniera graduale e in sicurezza, sottolinea la ASL, gli interventi chirurgici negli ospedali della provincia. A Chieti le chirurgie riaprono dopo essere state sanificate con percorsi separati dalle aree Covid, in cui i pazienti dimissibili sono progressivamente trasferiti al Covid Hospital di Atessa. A ripartire saranno le attività chirurgiche programmate, non ulteriormente rinviabili in base alla classe di priorità, alla patologia e alla condizione clinica. Il percorso prevede la verifica delle liste d'attesa, previo contatto dell'ASL con i pazienti per assicurarsi che vogliano essere sottoposti agli interventi. Poi i pazienti sintomatici o che abbiano avuto contatti Covid seguiranno un percorso separato per gli altri. Il giorno prima dell'intervento si procederà al ricovero e anche al tampone rinofaringeo per escludere la positività al virus. Le direzioni mediche di presidio stanno definendo la capacità produttiva degli ospedali e il numero di interventi che sia possibile eseguire, organizzando spazi e risorse per tenere conto della domanda di prestazioni sanitarie in base al bacino di riferimento degli utenti. Proseguiamo adesso con il nostro telegiornale e ci occupiamo ancora di fase 2, ma dell'aspetto economico. Tornano in piazza i mercati alimentari a Teramo. Da sabato 9 maggio i teramani potranno dunque tornare ad acquistare cibi freschi e cotti nell'area di Madonna delle Grazie, a Piazza Verdi e lungo Corso Porta Romana. Le norme di controllo al contenimento imposte dalla Regione Abruzzo produrranno però costi molto gravosi per il Comune, che dunque chiede aiuto alla Protezione Civile. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Teramo non resta indietro nel tornare alla normalità, anzi è già ripartito con la soddisfazione dei residenti il primo mercato alimentare che si è svolto a San Nicolò. Afflusso tranquillo e ordinato dei clienti, nessuna resta davanti ai banchi. L'assessore comunale alle attività produttive Antonio Filipponi annuncia che da sabato prossimo 9 maggio torneranno in piazza anche gli altri mercati cittadini. Certo, non si tratterà del tradizionale appuntamento con ogni sorta di merce, l'ambito sarà invece ristretto alla vendita di prodotti alimentari. Vediamo ora dove saranno situati. Distanziati e ben organizzati, secondo le prescrizioni regionali, i teramani potranno acquistare prodotti freschi e cotti dai banchi situati nell'area antistante il Santuario della Madonna delle Grazie, a Piazza Verdi e lungo Corso Porta Romana. Operazione non certo facile per il Comune, che dovrà applicare le norme previste dalla Regione Abruzzo. In base ad un provvedimento emanato dal governatore Marsilio in materia, è infatti obbligatorio delimitare le aree destinate ai mercati, attivare un sistema di conteggio degli ingressi, controllare che ad ogni banco non ci siano più di 2 persone. Inoltre, per quanto riguarda i mercati coperti, tra l'altro rimasti aperti per l'intero periodo di lockdown, da oggi vengono imposti tornelli ad ogni ingresso per facilitare il distanziamento tra i clienti. Misure così tanto restrittive che vengono mal digerite dall'assessore all'attività produttiva Filipponi, che prevede spese aggiuntive
molto gravose che il comune di Teramo non può permettersi. E lui stesso ad inviare una nota ufficiale a Marsilio per avere delucidazioni su chi dovrà sostenere questi nuovi costi che magari potrebbero essere coperti dalla protezione civile. Preoccupazione viene espressa anche dal sindaco D'Alberto, che ritiene incongruenti con la fase 2 le misure così tanto ancora fortemente restrittive della regione al riguardo dei centri sportivi comunali. Adesso invece ci occupiamo del porto di Vasto, via libera da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai nuovi lavori nello scalo marittimo estoniense. Il MIT ha infatti dato il proprio assenso alla rimodulazione degli investimenti a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la soluzione delle problematiche infrastrutturali viarie ed impiantistiche dello scalo marittimo. Gli interventi autorizzati riguarderanno l'allargamento della banchina di Levante per consentire l'arrivo della ferrovia, la parziale riduzione del molo Martello per permettere l'ampliamento del porto e il prolungamento del molo di Soprafflutto. I lavori sono finanziati con 12 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 1 milione e 170 mila euro per il dragaggio dei fondali e 15 milioni di fondi previsti dalle Ferrovie dello Stato per portare il binario fino alla banchina di Levante. Adesso invece andiamo a Lanciano, bar riaperti con la possibilità di servire solo alimenti da asporto. Dal 1° di giugno potranno servire anche al banco con molti esercizi alle prese con sanificazioni, barriere in plexiglass e percorsi per i clienti. Vediamo il servizio. Dopo 50 giorni di lockdown torna un primo cenno di normalità con caffè e colazioni da asporto e consegnate a domicilio seguendo regole e restrizioni. Con il nuovo decreto in vigore da oggi alcuni bar e ristoranti hanno provato a ripartire in un segno di speranza, anche se molti esercizi si stanno organizzando per la fatidica data del 1° giugno, ma si spera anche per il 18 maggio quando è prevista la riapertura completa. Per sanificazione, percorsi per i clienti, barriere in plexiglass, nuovi filtri per i condizionatori, spazi e distanze anche per chi vi lavora. I bar sono una delle attività più colpite dalla crisi economica a seguito della diffusione del coronavirus. Dovremmo riaprire il 1° giugno, speriamo, come ha detto il governo nazionale, speriamo che il 18 a livello regionale ci fanno riaprire, anticipiamo. Noi ci stiamo mettendo a norma, nel senso che oltre a rifare i parchieri, pitturare e quante altre cose, smontare il laboratorio, rifare il laboratorio nuovo, ma stiamo facendo sanificazione, quindi ci stiamo preparando che giovedì verrà tutto a sanificare sia sopra che sotto il magazzino. Cambiamento di filtri, quindi aria condizionata, filtro dell'aria, filtro dell'acqua e quant'altro, che vanno rigenerati ogni 3 mesi, ma noi questo ce lo facevamo prima, quindi ci vuole certificazione delle aziende specializzate. Io mi auguro che tutto il popolo di Lanciano sia pronto a questo, a uscire con le mascherine e i guanti e si mette in moto la città, perché comunque vedere una città spenta, saracinese è chiusa, non è bello. Tutto quello che sto facendo di preciso non lo so, perché io ho l'azienda che mi fornisce i materiali da anni, quindi già, però costa, mettere in regola costa. Io sto facendo i pannelli pressing glass, le pedate, le guide, le distanze che sono fondamentali. Secondo me bisogna partire da un principio, che a noi, fino a quello che abbiamo imparato fin oggi, deve essere cambiato. Dobbiamo aprire un'altra mentalità e comportarci in un altro modo. Adesso una notizia di cronaca: è stata arrestata dai carabinieri del nucleo operativo di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi la coppia responsabile dell'accoltellamento avvenuto domenica scorsa in via Patrizi a Roseto degli Abruzzi. Le indagini svolte dai militari dell'arma hanno ricostruito i fatti avvenuti domenica 3 maggio. Gli approfondimenti portati a termine hanno consentito di rubricare a carico dei due indagati il più grave reato di tentato omicidio aggravato dall'uso delle armi e dei futili motivi rispetto alle lesioni personali. L'agguato è scaturito dal furto da parte della vittima di una fiala di metadone e di una somma di denaro alla donna, che con il compagno ha così deciso di organizzare la spedizione punitiva.
Ed ora invece ci occupiamo di sport. L'attaccante del Pescara Valery Božinov spera che si torni a giocare al più presto possibile in condizioni di sicurezza, chiaramente. Intanto proseguono le grandi manovre per capire se ci sono margini per una ripartenza. Slitta il Consiglio federale previsto per venerdì, mentre domani ci sarà una riunione decisiva per quanto riguarda il protocollo sanitario. Sentiamo Andrea Costantini. In attesa di sapere se i campionati riprenderanno, il Pescara continua a far allenare i propri calciatori al Poggio in via facoltativa e in modalità individuale. Tra i primi a varcare la soglia dell'impianto di Città Sant'Angelo lunedì, l'attaccante Valery Božinov. Le sue sensazioni. Bello, dai, bello ritornare al campo. Tornare al Poggio per me è stato, come posso dire, una cosa nuova, una nuova cosa, in senso che siamo stati due mesi e mezzo non poter allenarci, non poter giocare, non poter fare niente, chiusi a casa. Però grazie a tutti quanti che ci hanno dato questa disponibilità di poter allenarci di nuovo, sentire l'odore dell'erba, sentire e vedere i compagni, per me sinceramente è stata una bellissima cosa. Una sola presenza alla Spezia lo scorso 4 marzo, appena 19 minuti in campo, a Crotone espulsione dalla panchina, a Benevento non è entrato, poi il lockdown, l'esperienza di Božinov a Pescara deve ancora prendere quota e l'attaccante freme per poter tornare in campo, comunque in condizioni di sicurezza. Spero di cominciare, no? Perché, ripeto, senza calcio per me è difficile, la salute è la cosa più importante, però dobbiamo tornare, credimi, dobbiamo tornare perché tutti quanti abbiamo bisogno, abbiamo la voglia di tornare, voi come giornalisti, noi come giocatori, la tifoseria, la gente deve tornare, ma per tante cose, anche economicamente l'Italia ha bisogno, lo Stato ha bisogno del calcio italiano, la Serie A, Serie B, di tutto. Dobbiamo tornare, però con le giuste precauzioni, dai. Intanto sono ore decisive per il mondo del calcio, per sapere se ci saranno le condizioni per far riprendere i campionati. La Federcalcio prende tempo e ieri con una nota il presidente Gravina ha posticipato a data da destinarsi il Consiglio federale, che avrebbe dovuto discutere venerdì di eventuali ripartenze e delle rispettive modalità con le varie leghe. Quella di domani sarà una giornata cruciale, poiché è fissato il confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Medico della Federcalcio sul protocollo sanitario, che dovrà contenere tutte le prescrizioni cui i club dovranno ottemperare per gli allenamenti di squadra, che salvo intoppi riprenderanno il 18 maggio, e l'eventuale ripristino dei campionati. Se non si supereranno le osservazioni mosse dal CTS sul primo protocollo, non ci sarà il via libera. Sempre domani si svolgerà l'assemblea della Lega Pro, chiamata a elaborare la propria proposta da presentare in sede di Consiglio federale, quando dovesse essere nuovamente fissato. Proposta di buonsenso che abbia il minor impatto sui club e la maggior sostenibilità giuridica, ha dichiarato ieri il presidente Ghirelli in una nota diramata alla fine del consiglio direttivo. Del calcio ha parlato il premier Giuseppe Conte nell'intervista di stamani al Fatto Quotidiano. Raccoglieremo le richieste della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro d'insieme sulla ripartenza delle attività sportive e faremo il punto col ministro Spadafora. Non ho ancora messo mano al dossier, sentiremo tutti e decideremo. Spadafora ha fatto un grande lavoro, prosegue il premier, ma è giusto che gli stakeholder del mondo sportivo e calcistico facciano un confronto diretto con il governo ai massimi livelli, naturalmente considerando le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 23, da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona serata.